Sindaci di 6 comuni e un esercito di volontari tutti insieme per ottimizzare il servizio dei vaccini sul territorio. Siamo ad Orsogna, e dietro di noi c'è il punto vaccinale territoriale. Siamo con il sindaco nonché medico Ernesto Salerni. Sì, siamo appunto 6 comuni, Ari, Filetto, Orsogna, Arielli, Poggiofiorito e Canosa Sannita. Ci siamo messi insieme per trovare numerosi volontari per i vari servizi che occorrono, con i consigli e le indicazioni che abbiamo ricevuto dalla ASL, esattamente dal direttore generale dottor Schell, dal direttore sanitario dottor Muraglia, dalla responsabile del servizio del distretto numero 1, dottoressa Rosa Borgia, e dai suoi collaboratori di Ortona, a cominciare dalla dottoressa De Nicola. Noi stiamo appunto cercando di portare sul territorio la capillarizzazione, come è nelle indicazioni del generale Figliuolo, della vaccinazione. Perché con questo sistema si raggiunge il 100%, in quanto le persone non devono fare troppi chilometri, ed inoltre per gli aspetti, diciamo, che non sono da volontariato, per tutti gli aspetti, diciamo così, in cui ci serve il contributo, i 6 comuni se ne fanno carico. La battaglia si vince proprio diffondendo in maniera capillare la vaccinazione. Questa è l'indicazione che sta dando il direttore generale insieme al prefetto di Chieti, Sua Eccellenza Forgione, che stanno veramente riuscendo a elevare il numero dei vaccinati. Qui in ogni weekend vengono fatti oltre 300 vaccini. Dottor Antonio Scioli, un esercito di volontari. Certo, perché noi abbiamo comunque, siamo sempre medici, anche se siamo andati in pensione, ma rimaniamo medici per sempre. In una situazione di pandemia in questo modo era naturale che ci fossimo anche noi, anche per far capire che l'unica terapia è il vaccino oggi ed è anche il comportamento individuale e sociale che dobbiamo avere. Quindi ci sono amici nostri primari che si sono messi in prima linea perché non ci sono più cariche qui. Noi siamo medici con i camici bianchi e siamo in prima linea per sconfiggere questo virus. Qui ovviamente tutto si svolge in sicurezza. Dottoressa Franca De Nicola, lei è referente della ASL. Abbiamo fatto un percorso in sicurezza, ma grazie alla buona volontà di tutti i volontari sanitari, medici, infermieri e al personale amministrativo dei comuni interessati, siamo riusciti, diciamo così, in brevissimo tempo a riorganizzare questa struttura che precedentemente era altra cosa e che ora è diventato un centro vaccinale per la popolazione residente. Quindi sono contenta che questa sinergia funzioni per dare una risposta vera e concreta in questo momento difficile.